Ragazzi, buongiorno, Anto, buongiorno. Un altro uomo, Bussi. Eccomi. Ma cosa è successo? Ragazzi, Alfio, buongiorno. Ma che è successo? Ti sei sfinato. Ti devo confidare un segreto. Dai. Io tutta l'estate ho sognato. Sono te, io sono Fulvio, Alfio, ma tutte le mattine, alle 5:30, andiamo un po' chi sognavo? Evelina. Evelina. Arrivava con un forchettone e mi faceva, Buzzi, vai, corri. Quindi ti sei allenato, hai fatto tanto sport, però hai mangiato sempre bene, tranquillo, mangio tutto. E proprio per questo oggi ti faccio, diciamo, una doppia versione della matriciana. Ah, quella classica, quella insomma di Buzzi, quella che piace a tutti. Quella de Buzzi. E quella che mangia Buzzi quando sta in forma. Vabbè, perfetto. Sei pronta, Eli? Sì. Dai. Una sorta di match tra melandini. Via matriciana. Via matriciana, va bene. Anto, io direi così, guarda, andiamo intanto a prendere la pasta. Caliamo prima quella integrale perché cuoce un pochino al tempo di cottura un po' più lungo. E ti do i bucatini. Quelli li mettiamo tra 2-3 minuti. Ok, li metto qua. Allora, ci prendiamo il guanciale e andiamo subito a fare quella classica, senza aggiungere i grassi in padella. Senti, le vacanze con i tuoi bambini sono andate bene? Benissimo. Mi passi il coltello certo, per favore? Siamo stati al mare, in montagna, anche lì abbiamo... Era una palestra... Sono stancanti i bambini, eh? Era, è stata una palestra tutto il giorno, Antonio. Io passavo, io ne ho tre, no? Nicolò, certo. Tommaso e Bea, passavo dal bagno al mare con Nicolò, i castelli di sabbia con Beatrice e giocare a pallone con Tommaso. Ti tocca. Poi mi Senti, di Mourinho sei contento? Che argomento. Immagino che argomento, eh? Felicissimo. Felicissimo. Allora, quindi lui fa questo match di amatriciana in due versioni, quindi una tradizionale fatta con i bucatini, giusto? Esatto. E una un po' più light perché l'ha fatta con, diciamo, la sua... non secondo me, perché ma sai, uno sta un po' a dieta, poi dopo ritorna alla matriciana normale. Gli ingredienti sono gli stessi, soltanto, guarda, te li dico, il guanciale è lo stesso, gli dà un pochino più filo. La cipolla per dare un po' di sapore, una passata di pomodoro, dei datterini, il pecorino e l'aceto, perché io sfumo con l'aceto di vino e non con il vino. La cipolla mi quindi ci va nella matriciana? Ti ricordi ieri che c'è stato lo scandalo di pentola dispensa? Ma Buzzi ce lo può dire, cioè come lui è romano, figurati allora, se... in quella classica no. No. È vietata. Non c'è né aglio né cipolla, soltanto guanciale, pecorino, la pasta, peperoncino e pepe. Ed è quella che faremo noi. Esatto. E quella invece di, come dire, più leggera. Quella rivisitata, leggera, possiamo fare come vogliamo, insomma. Mette la cipolla. Esatto. Allora. No, perché sennò domani mattina noi siamo... Succede di tutto? Cioè, la qualunque, capito? Allora, in quella classica state tranquilli. I fan di Aldo Fabrizi la fanno con la cipolla, perché Aldo Fabrizi sai che diceva che ci andava la cipolla, questo. Quindi lasciamo la parola... Abbiamo detto tante volte che a noi non... Sì, va bene, queste cose uno le dice perché ci sono magari dei... È giusto, no? Rispettare le tradizioni, però poi ognuno fa anche un po' quello che gli pare, no? Piace di più quando la fa per sé. Su quella classica, diciamo, soltanto il guanciale senza grassi, lo andiamo a rosolare un pochino. Poi ho messo in un pentolino con un po' di acqua che bolle il San Marzano, quindi un bel pomodoro rosso, lo andiamo ad incidere, vedi, così sulla punta, lo sbollentiamo per un minuto, così si ammorbidisce la pelle e lo possiamo sbucciare. Il risultato vedi, è questo, perché poi c'è la tecnica romana per mettere il pomodoro nella matriciana. Ah, c'è una tecnica romana sì. Per mettere il pomodoro. Qual è la tecnica romana? Adesso te la faccio vedere, tanto. Allora, guarda. Questi sono i San Marzano puliti, naturalmente una volta sbollentati viene tolta la pelle, poi vediamo questa tecnica per metterli insieme al guanciale. Il guanciale deve rosolare, quindi sì, facciamolo sì. Cuocere un pochino di più. La tecnica è quella di, a Roma si dice, si sfragna. Ah, sì. Sfragna, bravissimo, lo prendi con le mani, poi tutto l'amore lo metti dentro. Senti, quel guanciale là invece lo fai dopo, no? Quello lo faccio dopo e ti faccio vedere come. Okay. Allora, sfumiamo con il vino bianco. Mi passeresti anche il peperoncino? Scusa, con l'aceto certo, di vino. Qua vedete che la cucina è più grande, anche più lunga, e quindi anche Buzzi non arriva, vedi? L'avete fatta molto lunga. Non arriva là. Quindi, aceto, okay. Peperoncino, si sfuma. E adesso si sfragna. Si sfragna. Sfragniamo, via. Bravo. Con le mani meravigliose. Avanti. Così. Ok. Tanto poi questa salsa, Antonella, deve cuocere tra i 20 e i 25 minuti. Non deve cuocere non molto. Di più. No. Poi mi piace, insomma, il pomodoro così è il massimo.
ancora in stagione, si trovano. Esatto, meglio usare sempre i pomodori, poi magari dopo si useranno i pelati, ma adesso ci sono i pomodori, uno usa i pomodori freschi. Ho visto che c'è un fantastico lavandino. Hai visto il lavandino? Una volta invece bisognava andare dietro, nessuno lo usava mai. C'era, perché c'è ancora lì, però... Allora, capito? Adesso aggiustiamo con un po' di sale e un po' di pepe e poi la facciamo cuocere. Ti ho detto per 20-25 minuti. Riusciamo e passiamo a alzare un po' la pasta perché bolle più a fatica, magari alziamola al massimo. Okay. Perché è complicato coprire questa pasta. Vediamo un po'. Sì, sta a 9. Allora, un po' di sale, un po' di pepe e la facciamo cuocere per 20-25 minuti. Adesso passiamo alla ricetta light. È il massimo, vedi? P, adesso c'è la P. C'è anche la P, vedi che la zia Cri è la padrona della cucina. Non ci fosse lei, è la padrona della cucina. Adesso, per questa un pochino più leggera, che ti dico, insomma, pasta in bianco dopo un po' stufa, allora ho detto, no. Io quest'estate mi sono fatto una bella matriciana, un pochino più leggera, e ti faccio vedere come. Cipolla, la sto mettendo per dare un pochino più di sapore, visto che non userò grassi, olio e quant'altro. La ecco cipolla, usa la cipolla. Beh, poi è un ortaggio, no, Evelina? Sì. Fa acqua. Subito. Fa acqua. Fino adesso sta, vedi? Vedi, sta buona. Quest'anno stai tranquilla? Allora, metto acqua per cuocere, per stufare la cipolla, vedi? Comunque il problema è che si inizia sempre bene con i migliori intendimenti di settembre, rientro a casa, le vacanze, si è ingrassati, ci si mette tutti a regime. Poi non so perché si arriva a Natale e già stiamo qua, hai capito? Quindi mi stai dicendo che per Natale perderò no, tutto? No, non lo so, è che dopo un po' iniziamo a fare delle cose che l'Eveline non ridisce. Ecco, questo è vero. Vedremo, vedremo. Allora, quindi, metto la cipolla, la facciamo stufare per un goccio un d'acqua, poco. Vedete, sì. Nell'acqua, esatto. Di cottura della pasta. Aggiungiamo sempre l'aceto di vino, una punta. Lasciamo l'aceto così evaporare. E adesso passiamo al pomodoro, ma ho usato un datterino, lo voglio usare fresco, perché comunque deve essere una pasta fresca. E lo andiamo a tagliare a metà. Così. Sono curiosa di vedere come userai, come renderai un po' più light questo guanciale. Perché, insomma, il guanciale... Guanciale è il guanciale, però con questa cottura sarà meno grasso e poi ti faccio vedere anche un altro particolare. Guarda, tagliamo i pomodorini, un filo d'olio, poco, Evelyn. E li lasciamo macerare così, ok? Ok. Il guanciale dobbiamo renderlo croccante ma non grasso, quindi una cottura al forno intorno ai 140 gradi va bene e deve cuocere per 15 minuti. Si essiccherà, la parte grassa ovviamente rimane, però la togliamo poi o con le forbici o con un coltellino. Quindi lo sbriciolerai un po', bravissima. No? Bravissima. Ecco. Quindi ce lo mettiamo così sulla placca, andiamo in forno. Quanto tempo servirà? Allora, perché... 15 minuti a 140 gradi. Okay. Guarda, Anto, ti faccio subito vedere, il risultato è questo. Vedi? Perfetto, quindi poi si sbriciola bello secco. Prendi la fetta di guanciale, con un po' di pazienza, togli il grasso in eccesso. Ah, toglie pure il grasso al guanciale. Vabbè, io non lo riconosco più, però. Antonella, ma che mi è successo? Ma che ti è successo? Ti ha fatto una macumba. Allora, salsa di pomodoro. Sì. Andiamo giù. Ok. Non ho messo olio? Niente. No, pomodori li usiamo dopo all'ultimo, dopo. Proprio a crudo. Un po' di pepe. Questa è una salsa molto veloce, un piatto. Neanche il sale ha messo, io vorrei farvi ricordare. Però il pecorino ci sta. Pecorino, sì. Pecorino posso mettere lì? Così dà il sapore, dai il sale. Devi anche premiare lo sforzo, allora, come certo. Dire. Questa è la salsa, vedi, dopo 20-25 minuti della matriciana classica. Quella classica. La mettiamo sul fuoco. Per invenire un po'. Esatto. Diamo la cottura, la pasta al dente, quindi la lasciamo poi cuocere dentro la salsa, perché comunque deve mantecare, si deve baciare col pomodoro. Deve baciarsi col quindi pomodoro. Il bucatino andiamo nella sua salsa classica. Va. Chiaramente poi i tempi voi li conoscete, no? Chi piace più. Guarda.
cotta, però è vero che bisogna poi cuocere un paio, due, tre minuti in mantecatura. Quindi aggiungiamo un pochino d'acqua di cottura. Con un po' di acqua così continua la sua cottura e intanto prende sapore. Intanto che cuoce, Anto, ci mettiamo un pochino di pecorino grattugiato, così fa una bella cremina. Aggiungiamo sempre un pochino di pepe. Adesso passiamo a quella light, scoliamo la mezza manica. Questa è velocissima, perché viene saltata, si manteca veramente poco. È più liquida. Adesso aggiungo i pomodorini, quindi non li porto a cottura, rimangono croccanti. Mm-hmm. Prendo il guanciale che ho fatto, sgrassato, quindi ce ne metto pure abbastanza. Ha tolto pure il grasso dal guanciale? Sì, sì, ma lui ha sfruttato il sale e i grassi naturalmente presenti negli ingredienti, quindi è un'idea. Oggi non ce l'hai il gufo? No, non ce l'ha. Il ciondolo antibuzzi. Non ce l'ha, non ce l'ha perché ti ha visto, ha detto qualcosa deve essere successo. Poi ancora un po' di pecorino. Qui, poco poco. Tu metti solo pecorino, non metti parmigiano e pecorino. Solo no. Pecorino. Solo pecorino. Come si va anche nella matriciana tradizionale, vero? Esatto. Solo pecorino? Solo pecorino, matriciana, carbonara e gricia, solo pecorino. Poi okay. A gusto, però su una ricetta un pochino più standard, insomma, va fatta è così. Io direi allora, che possiamo impiattarli. Ma certo, vedere qual è la matriciana, come dire, quella golosa, quella per chi non è, non, insomma, non ha problemi di peso e per chi comunque vuole mangiare la matriciana tradizionale. Allora, qui quindi abbiamo fatto i bucatini classica. Naturalmente. Tanto come piace a te. Fare, sì, bravo, fai come faccio io. Allora, poi, su quella classica però così. Non è finita qua perché sono un po' goloso. Oltre a mettere ancora un po' di pecorino sopra così grattugiato, a me qualche scaglietta sopra mi ci piace così. Bravo. Certo, scaglietta di pecorino, pecorino su pecorino. Un po' di pepe. E questa classica, questa un po' insomma più light. Light, che comunque dai, è bella gustosa anche questa, fatta con la pasta integrale. Eccola. E naturalmente con un guanciale che viene cotto al forno e quindi anche molto più sottile. Anto, è gustoso, è buono uguale, questa una volta al mese, questa una volta a settimana. Dai, perfetto, così dividiamo le porzioni. Bravissimo Simone Buzzi!